deve avere ancora la consapevolezza. Le squadre in campo, la bellezza del calcio, l'entusiasmo, unica. Su punti di vista diversi, ci sono le sciarpe, invece le bandiere del Napoli nel settore ospiti, in un'atmosfera veramente da brivido. Ci sono Buffon e Hamsik. Di questa partita ha detto Sarri nel silenzio, invece prima di questo match. Adesso vedremo la risposta. Juve più forte fisicamente, e attenzione Insigne subito sul tocco di Hamsik in mezzo, per poco Insigne non trovava il destro. Moda, Benatia, e che dire, perché Chiellini non sta bene. Anche la battuta sul calcio di punizione, alto, provato con il giro. Idea. Parte Pjanic col destro, deviato, palo! Non ci sarebbe arrivato Reina perché aveva capito. Velocità, te. Mario Rui, che prova a salire, palla sul mancino. Buffon! Per poco Mario Rui non riusciva a sorprenderlo, ed è calcio d'angolo Napoli. Beh, secondo me voleva mettere la palla proprio sul movimento di Mertens, anche l'inserimento di Insigne, e Callejón sul secondo palo. Insigne ancora, prova a inventare, palla interessante in mezzo. Poi Mertens e Callejón quasi si ostacolano. Beh, fanno il taglio. Rui pensa al cross, ma preferisce ragionare. Va verticalmente su Hamsik. Hamsik! Occasione Napoli, grande idea di Mario Rui, grande taglio di Hamsik, palla fuori. Il classico movimento dei giocatori del Napoli, su quella fascia lo fa Insigne, ma la fa anche Hamsik molto bene. Se lo perde qui Pjanic, non esce Öveders, e qui Buffon magari fa il massimo, cioè a coprirgli un po' lo specchio della porta. Certo, il tiro con il sinistro, non proprio sul cambio tattico, Pjanic più a sinistra, stanno facendo fatica. Jorginho verticalmente verso Insigne, fuori gioco, fuori gioco. Che taglio aveva tutto fatto. Tutto fermo, adesso ovviamente rivedremo. Si è alzata con quell'istante di ritardo che sappiamo per far giungere la palla. Esatto. Vediamo. Questo è il segno verticalmente. Insigne. Tocco dentro. Hamsik. Hamsik. Esterno della rete. Buffon dava la sensazione di esserci, però buono il recupero di Pjanic. Adesso della scossa. Tocco dentro. Higuaín non ci arriva. Ci arriva Cuadrado. 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 Uno contro due. Koulibaly. Tutti. Il cross di Hamsik, che aveva innescato Callejón, destro alto, occasione. Va via Lisai, ancora Douglas Costa, fino in fondo, la deviazione Reina. Hai visto il cambio di gioco, Pierluigi? Perché in questo caso uno con... Entra verso Insigne, Pjanic per un attimo, poi Hamsik cercava Milik. Vediamo se c'è deviazione. Sì. Sì. Toccato questo pallone, poi prova Insigne. Buffon in due tempi. Appena Listane si è perso in questo... Scambiato con Zielinski. Ancora Insigne. Prova a cambiare tutto. Cerca Callejón. Lo trova Callejón. Buffon! Poi Milik era in offside. Si era alzata la bandierina. Occasione Napoli con Callejón. Beh, classico. Pronto Pjanic. Parte con il destro. Morbido in mezzo. Cerca una deviazione che non arriva. Le proteste. 90 secondi più recupero. 5 saltatori del Napoli. Parte Callejón col destro in mezzo, Koulibaly! Koulibaly! 1-0 Napoli! Al minuto 90! Koulibaly! La cambia lui! Stacco davvero straordinario! Incredibile, calciato benissimo, di calcio sempre molto forte qui, o sul primo palo oppure a centro dell'area di rigore, ad uscire, e arriva con il terzo tempo con un colpo di testa. E finisce qui! Finisce con la gioia di Napoli, con l'1-0 Napoli, con la capocciata di Koulibaly, con la Juve che è sempre avanti di un punto, ma un campionato che adesso ha davvero tutto da dire.